Professore, a quale età bisogna cominciare a preoccuparsi per le patologie valvolari cardiache? Ma normalmente sono malattie che si manifestano intorno ai 75 anni, quindi bisogna occuparsene per prevenirle almeno 10 anni prima. Quindi intorno ai 65 anni bisogna pensarci che si potrebbe avere qualche problema alle valvole cardiache. Teniamo conto che queste sono delle malattie che stanno venendo fuori più prepotentemente adesso a seguito dell'aumento dell'attesa di vita. Siccome sono patologie dell'età più avanzata, prima ne vedevamo di meno e adesso ne vediamo molte di più dopo i 75. Ecco, indirettamente ha già risposto alla prossima domanda, come prevenirle? Come prevenirle significa intanto prevenire, cioè avere attenzione a tutti i fattori di rischio per malattie cardiovascolari che possono esitare in malattie valvolari. Quindi sicuramente l'ipertensione arteriosa va curata, il diabete va curato, lo stile di vita va curato, sovrappeso, obesità, tutte queste cose qua vanno curate. E in particolare le indagini vanno fatte se si ha la coscienza sporca in termini di fattori di rischio. Quindi di stili di vita anche? Stili di vita sicuramente, cioè questi fattori di rischio vanno corretti, ma lo scopo è quello di dire che se si è in queste classi di rischio è bene controllarsi prima. Ecco, i campanelli d'allarme. Sì, le malattie. Campanelli d'allarme di malattie valvolari cardiache sono quelli della insufficienza cardiaca prevalentemente, perché le valvole cardiache, se malfunzionanti, possono fare in modo che il cuore non funzioni bene. E i segni del malfunzione cardiaca sono soprattutto l'affanno, le gambe gonfie, una astenia ingiustificata, lo svegliarsi di notte con sensazione di fame d'aria, palpitazioni di cuore, dolori al petto, svenimenti. Ecco, tutti questi sono sintomi di allarme che devono indurre a consultare il medico. Se invece sono sintomi, diciamo, di emergenza, tipo una sincopa, uno svenimento, un forte dolore al petto, viene saltato il medico famiglia e viene chiamato il sistema di emergenza. In presenza dei sintomi che abbiamo detto, quando i sintomi, diciamo, non richiedono di andare d'urgenza al pronto soccorso, bisogna parlarne col medico curante. Il medico curante, già ascoltando il cuore, sentirà che c'è qualcosa che non va, sentirà dei soffi e quindi attiverà una serie di indagini. Le più semplici sono ovviamente l'elettrocardiogramma, poi c'è da fare l'ecocardiogramma per definire l'anatomia e la funzione del cuore, c'è da eventualmente fare una registrazione per 24 ore dell'elettrocardiogramma, si chiama Holter, una radiografia del torace ben fatta e indagini più sofisticate se ce n'è bisogno. Per quanto riguarda l'aderenza alla terapia, come si può migliorarla? L'aderenza alla terapia passa attraverso la consapevolezza del problema. Allora, la consapevolezza nella popolazione si aumenta attraverso delle campagne di educazione sanitaria. Esistono le malattie valvolari cardiache, bisogna dirlo a tutto il mondo, e quindi una volta detto che oltre il 7-8% degli ultraottantenni possono essere malati di valvulopatie cardiache, che quindi bisogna starci attenti, già questo aumenta il livello di attenzione. Dopodiché bisogna che si stabilisca un buon rapporto di cura tra tutte le figure sanitarie e il paziente, ovvero la comunicazione è importantissima. La comunicazione deve venire a livello di medico di famiglia, che deve spiegare l'importanza della prescrizione che ha fatto. Deve essere spiegato questo non soltanto al paziente ma ai suoi familiari. In caso di occasioni di ricovero, gli infermieri devono poter comunicare questo, oltre che ovviamente i medici, e anche a livello di farmacia può essere stimolata l'aderenza alla terapia, perché poi quello che vede effettivamente chi compra i farmaci, chi usa i farmaci, è il farmacista, e quindi anche lui dovrebbe essere chiamato anche a verificare la periodicità di acquisizione del farmaco che è stato cronicamente prescritto. Ma su questo so che i farmacisti stanno lavorando.